L'udienza è aperta. Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato chiama a rispondere l'accusato Gramsci Antonio dei fatti ascrittigli. Istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe. Sono comunista. La mia attività politica è nota. Da anni ho sempre avuto alle costole 6 agenti di polizia per sorvegliarmi. Non ho svolto attività clandestine, mi sarebbe stato impossibile. Sono stato arrestato malgrado fossi deputato in carica. Se poi essere comunista comporta responsabilità, l'accetto. Tra gli iscritti sequestrati si parla di guerra e di presa del potere da parte del proletariato. Che cosa vogliono dire questi iscritti? Tutte le dittature di tipo militare finiscono prima o poi travolte dalla guerra. In questo caso toccherà al proletariato prendere le redini del paese, sollevarne le sorti. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Condanna. Gramsci Antonio ad anni 20, mesi 4 e giorni 5 di reclusione. Condanna. Terracini Umberto ad anni 22, mesi 9 e giorni. Voi condurrete l'Italia alla rovina. A noi comunisti spetterà di salvarla. Cinquantasette. Fuoco di Sant'Antonio, non c'è niente da fare. Dunque, periodontite espulsiva in dipendenza di disturbo glicemico, esaurimento nervoso. Vitto latteo. E 6 iniezioni di cerebrofosfan. Sono stati generosi con lei a mandare la creatura in un carcere per ammalati. Ho bisogno di essere curato. Tutti abbiamo bisogno di essere curati. In carcere ho già perso 12 denti. E che pretende, che lo Stato le paghi la dentiera? Vediamo un po'. Distacchi in corso del secondo molare sinistro. Io sono un medico. Medico chirurgo specializzato in malattie del tubo digerente. E come medico sono tenuto a curarla. Ma come fascista, però. Branda numero 3. Ma tu sei Gramsci. Gramsci? Ma quale Gramsci? Gramsci è un gigante. Tu, così. Mi chiamo Gramsci. Ah, allora sei un capo, sei. L'anarchia si comincia tagliando la testa a tutti i capi. Altrimenti non c'è libertà, ma ambizione e potere. Tu che ne dici? Rispondi? Beh, anche tu sei ambizioso. Non vuoi convincere il mondo a tagliare la testa a tutti i capi? Usano gli altri. Li vogliono servi. Tu invece vuoi aprire gli occhi alla gente. Vuoi formare gente che possa continuare le idee tue. Pensi secondo l'interesse delle masse, no? Certo. Allora sei un capo anche tu, anche se non te ne accorgi. Un capo rivoluzionario, non da tagliargli la testa. Senti, a palle sfoderate. In Russia ci sono centinaia di anarchici in galera. Tu lo sai e lo approvi. Quanti anarchici avete fatto fuori in Russia? Io so che va difeso il potere degli operai e dei contadini. La dittatura del proletariato, eh? Ma se questa libertà ve la mettete sotto i piedi, peggio dei borghesi. La libertà si conquista e si difende. Tagliando la testa a tutti i coglioni di questo mondo, porco Dio. Ma lascialo dire, lui sa solo questo. Aspetta, ti faccio un po' di posto.
Ah. Poveraccio. È un tubo. Un tubo? Ma sì, tubercoloso. Qui dentro ci chiamano tubi. Lo deve fare ogni volta, dopo mangiato. Di non prendere un pensiero e di fare un buon parto, come il tuo solito. Di questo sono certo. Non avvilirti. Tanto un giorno ci ritroveremo e mangeremo magari la polenta asciutta, ma saremo vicini. Cara Tania, fai subito un'istanza perché io possa essere messo in una cella da solo. Solo in una camerata con altri malati ai bronchi e ai polmoni. Il tribunale speciale mi ha condannato alla reclusione, non alla tubercolosi. Un paio di calzetti, le noci e i taralli. Questa per me fu una grande gioia che mi scoppiò il cuore dall'allegria. La cosa più importante per me è rimanere isolato in una cella. La vita in comune colpisce il mio sistema nervoso fino alle convulsioni. Non è scritto niente? No, signore. Ma sai scrivere? Sì, signore, ma chi scrivo io? Che quelli che conosco sono morti tutti. Brigati, brigati! Chi ha finito deve consegnare anche le penne. Il tempo sta per scadere. E poi, stando solo, potrei avere carta e inchiostro per dedicarmi a un lavoro che mi interessi. Consegnare, consegnare. Il tempo è finito, forza. Sapone, dentifricio, un pettine, qualche pacchetto di sigarette. Mandami anche delle solette di feltro per non rovinarmi le calze. Ti abbraccio teneramente. Sveglia, in piedi. Ecco, lo sapevo. Stavo male da ieri sera. In piedi, o perderete l'aria. In piedi. E sta attento, ma Dio, che puzza. È la paglia dei materassi. Più il sudore. Sì, più la pisce la merda nel bugliolo. Pare che muore. Speriamo che muoia presto. Meglio non tenerli. In carcere ne ho avuti due. Quando è morto il secondo ho detto basta. Vedi come trema. Non vive mica. Neanche l'acqua vola. In carcere non durano. Non ce la fanno. No che non ce la fanno. Ma perché? Così. Sono fatti così. Un bel giorno sono morti. Gramsci Antonio, prenda il materasso e raduni la roba, c'è il trasferimento. Ma dove lo portate? Ho chiesto di stare in una cella da solo. Guarda, è morto. Lei è sardo, vero? Sì, di Paolidattino. Io sono di Ghilarza. Lo so. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Signore Gesù, esaudiscimi.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. Fra le tue piaghe, nascondimi. Dal maligno, difendimi. Amen. Amen. L'altra scarpa. Ave Maria, grazie plena, Domini spesa, benedicta tu, mulieri. Va bene. Benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater Misericordia, vita e lucede, spes nostra, salve. A te clamamus, esules filiae, regerente, supplente. Si accomodi di qua. Ei ergo, avvocata nostra, e lo tuo, misericordia, socula, not converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui. Che cos'è? Un ricciolo del figlio. Come? Un ricciolo del figlio. Faccia vedere. Lei è la moglie? No. La cognata. Ce lo mostra quando torna indietro. No, tienilo tu. Ma io pensavo... Per averlo bisogna chiedere un permesso speciale. Ah, ma so come si fa, non Tania, no, l'idea della pratica mi dà nausea. Mi basta di averlo visto. Non preoccuparti, ci penso io. Ma sì, lo so, tu pensi sempre a tutto. Con questa mentalità da società protettrice degli animali. Scusami. Hai notizie di loro? Ma stanno bene, no? Nell'ultima lettera che ti ho scritto, no, nella penultima, mi pare. Ti ho mandato le fotografie anche. Sono 4 mesi che Giulia non scrive. 4 mesi. E non dirmi che scriverà, me l'hai già detto troppe volte. Senti, tu dovresti cercare... Ho scritto io. Anche se era sempre più difficile. Scrivere così è come buttare sassi nel buio e non mi piace. Senti, guarda... Io ho bisogno... Giulia non è il buio. Ma tu non capisci che io ho bisogno di sentire che parlo a qualcuno. A chi? Con te è diverso, sai. Io non riesco a pensare a te come sta a cadere Giulia. Vi assomigliate tanto. Questo non lo devi dire. Giulia è molto più bella di me, è sempre stata bellissima. Tu mi aiuti moltissimo. E tu? Insomma, io sono qui per... Per Giulia, ecco, faccio quello che posso. È come se Giulia fosse qui. Sostituirla, ecco. Non volevo dire questo, non volevo dire prendere il suo posto. Senti, comunque, le fotografie te le hanno date, sono belle, vero? Stanno bene, hai visto? Le fotografie non mi bastano. Di Delio non so più niente, Giuliano non l'ho mai visto. Ma tu scrivigli a Delio. Ma che cosa gli scrivo? Non posso neanche parlargli di me, gli hanno nascosto che sono in carcere. Ma come si fa? È un bambino. E se i miei figli vengono a saperlo prima da altri? Io da bambino mi offendevo quando scoprivo una bugia di mia madre. Giulia ti scriverà, no? E allora tu gli dirai che devi dire tutto ai bambini. Delio fra poco andrà a scuola, vedrai. Ti scriverà tutte le lettere che vuoi. E dissero tutti felici e contenti. La gente che è qui da 5 anni, da 10 anni, io la sento parlare. E ho paura, per me. Non hai idea di come si può diventare meschini qui dentro. Ma ci sono io, no? Ti voglio molto bene, lo sai. Sai, da bambina volevo cambiare il mondo. Con la musica. Studiavo il violino. Il violino. A che serve? Non serve a niente. Eccomi qua. Giulia Schucht, violinista senza domani. Tu devi imparare a contare fino a 10.000 prima di dire sciocchezze. Lo sai che ci sono io. Io ho bisogno di te. Tu parli come se... No, non come se. Ma perché in modo così definitivo? Senza lasciare spazio per nient'altro. Aspetta. Senti, ti voglio raccontare una storia tanto patetica che fa ridere. Di un ragazzo molto, molto povero, che sarei io. Sai,
È quasi sempre malato, non cresce come tutti gli altri bambini. E a questo punto comincia a pensare che i suoi non gli vogliono bene, che lo sopportano. In casa si sente un intruso. Allora che cosa fa? Si convince che nessuno può amarlo. Sul serio? No. Decide che bisogna tirare fuori le unghie per salvarsi, magari distruggere tutto. Dentro comincia a ribellarsi contro i ricchi. Lui è molto bravo, a scuola prende 10, ma è povero e non può studiare. Mentre il figlio del sindaco o del farmacista a scuola ci possono andare. Ma come ha fatto poi a studiare? Lui aveva un fratello più grande che l'ha aiutato. Ah sì? Poi va all'università e si trova in mezzo a una città piena di industrie, di operai, di lotte. Ma dentro lui non è cambiato. Con le ragazze fa la commedia. Sì. Sì, sì, e ci riesce mica male. Capirai, che gliene importa. Può imbrogliarle come gli pare. Finché lui non si chiede se è possibile legarsi alla gente, agli altri, quando non si è mai voluto bene a nessuno. Se è possibile amare una collettività senza avere mai amato sul serio. Capisci, Giulio? Antonio! Come stai? Allora, come va? Il cuore, l'asma, la nefrite. Il partito tiene. Io meno. Lo Santo Francesco, nato a Catania nel 1870, deputato del disciolto Partito Comunista d'Italia, condannato ad anni 8 di reclusione per cospirazione contro i poteri dello Stato. Stante le condizioni del suo cuore, è stato sin qui tradotto con i ferri a un polso solo. Dobbiamo fare ricorso. Usai Giovanni, nato a Cagliari nel 1904. Falegname, detenuto scaltro e raffinato, può simulare tanto bene da trarre in inganno il sanitario che ne verifica le condizioni di salute. Condannato dal Tribunale Speciale ad anni 7 e mesi 6 di reclusione. Più l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Noi sardi siamo più pericolosi degli altri, non è vero? Locchi Angelo, nato a Viterbo nel 1909. Operaio. Condannato ad anni 6 di reclusione per propaganda sovversiva ed oltraggio alla corte. Insofferente del principio d'autorità, indulge a grida e canti sediziosi. Vada, per quel saluto rischi 2 mesi di isolamento. Al carcere di Bari mi hanno riempito le botte. Un puzzolente che voleva il saluto fascista. Ho rifiutato. Sono un comunista io. Hanno spaccato la faccia. Noi, queste porcherie, le dobbiamo denunciare. Dobbiamo fare casino, compagni. Una nostra protesta. Non aspettano altro per toglierci i libri, la possibilità di studiare. Siamo in mano loro, lo vuoi capire? Ma non è giusto. Di qui dobbiamo portare fuori la pelle. Senza piegare la schiena. Vuoi continuare a lavorare ancora per il partito? Certo. La galera ci fa stare sempre insieme, eh? Milano. E adesso tu. Ce l'hanno proprio rotti. Tussi Enrico, nato a Brescia nel 1898, giornalista. Condannato ad anni 13 per ricostituzione del Partito Comunista. Irriducibilmente avverso al regime e alle istituzioni. Di animo perverso, capace di ogni indegnità e di ogni infamia. Beh, siamo in molti. Ci sarà da fare. Avete notizie del partito? Per quelle canaglie lì si mette male, finalmente. Ci sono stati gli scioperi. La gente non ne può più. È incazzata. Come lo sai? Visa Atos, nato a Lucca nel 1890, meccanico. Condannato ad anni 9 e mesi 10 di reclusione per propaganda della teoria, dei programmi e dei metodi d'azione del Partito Comunista. Sovversivo pericoloso, fervente agitatore dell'insana dottrina che professa. Insomma, come lo sai? L'ho saputo nei transiti. Dobbiamo prepararci. Con permesso.
Ecco qua. Saranno esposti dappertutto in ogni cella. Dopo il concordato, sa. La disposizione viene dal ministero. Lei vorrà perdonare il disturbo. Nessun disturbo. Se ci sto io qui dentro ci può stare anche lui. Sì. Ecco. Lei ha accolto Cristo con civiltà. E allora io sono venuto a portarle quel conforto che lei... Certo, in 20 anni, 4 mesi e 5 giorni avrò bisogno di qualche momento di conforto. E allora lei ha capito cosa intendevo parlando di conforto? E allora perché aspetta tanto tempo a consegnarmi i libri che arrivano per me? Ma... Li controlla lei, no? Il direttore mi ha affidato questo compito difficile. Ma quanto legge lei? Pacchi e pacchi. Io non sono abituato. Mi tolgo le ore di riposo, sa? Non vuole altro? No. No. La mia istanza per ottenere il permesso di scrivere risale a 5 mesi fa. Quanto tempo dovrò aspettare ancora? Ah, ecco. Che le dicevo? Dal carcere giudiziario di San Vittore, nel settembre del 27, lei inoltrò al ministero un'istanza per scrivere. E il permesso le fu negato. Ecco. Ecco cosa? È un precedente. Può influire. Sono stato condannato al carcere, non alla paralisi del cervello. Si sieda. Se dipendesse da me, le darei tutta la carta e tutto l'inchiostro che vuole. Ma c'è il regolamento. Di fronte al regolamento siamo tutti uguali, proprio tutti. Anch'io che sono il direttore. Ma sì, caro Novelli. Eccellenza. Oh, non verranno mai fuori. O se verranno fuori sarà fra 30 anni, 40. Archeologia, e non avranno senso. E poi potremo sempre sequestrarli questi quaderni, no? Eccellenza Bocchini, ma avere costantemente a disposizione carta e penna... Dia retta a me. Se un detenuto vuole corrispondere clandestinamente con l'esterno, lo fa con o senza penna. Magari con le unghie dei piedi. Ma questo forse lo facilita. Lo facilita, anzi lo distoglie. Se fosse scoperto, perderebbe un bel po' di privilegi il nostro Gramsci. E lui non è uno stupido, lo sa che cosa rischia. La casa penale per ammalati, la cella singola, i libri e adesso anche il permesso di scrivere e di ricevere indumenti e viveri dalla famiglia. Dalla famiglia. Una famiglia un po' impastrocchiata. Una cognata che gli fa da moglie. Una moglie che se ne sta beatamente in Russia. Ma perché il ragionier Musilli non dice ai guardiani che curassero un po' questa fontana, eh? Mi si stringe il cuore. E ci vorrebbe così poco. E invece, niente. Mi corre l'obbligo di insistere. Il Gramsci riceve spesso in carcere la visita della Schucht. È facile in questi casi trasmettere un biglietto, uno scritto. Comodo, comodo. Basta allungare una mano. Se il Gramsci allungasse una mano verso la Schucht, sarebbe per ben altro motivo. Da quanti anni non vede una donna, scusi? Dal momento del suo arresto, sono circa 3 anni. E dopo 3 anni chiuso in galera. Lei mi capisce, no? Eccellenza. Facciamolo pure scrivere, questo Gramsci. Tanto poi cadono tutti nel nonanismo. Letterario, si intende. Anzi, facciamo circolare discretamente la voce che lo trattiamo con i guanti. Qui non infierisce nessuno. È sempre stata la mia convinzione, neutralizzarli e basta. Alla domanda di grazia deve arrivare. A proposito, cosa ne penseranno i suoi compagni? Di che cosa, eccellenza? Prenda nota. Rifiutare qualsiasi altra domanda di scrivere. Ah. Sì, rifiutare qualsiasi altra domanda di scrivere. A lui sì, e agli altri no. Scrivesse pure.
Ho pensato a tanti argomenti. Troppi. È già un segno che non riesco a raccogliermi. Sugli intellettuali italiani si potrebbe fare un libro straordinario che ancora non esiste. Più si credono liberi e al servizio del loro ipotetico genio, più svolgono il ruolo di commessi del potere. Al servizio della Chiesa, prima, al servizio delle corti, poi. Legati agli altri intellettuali da privilegi economici, corporativi, di casta. È una riflessione sul presente, ma servirà in futuro. Cara Tania, ora che posso scrivere vorrei fare qualcosa per sempre, come diceva Goethe. È un'idea che mi ossessiona, ora che gli anni più importanti se ne stanno andando al diavolo. Vieni, devi dire qualcosa ai compagni. D'accordo, tutti a 15. Se Antonio rifiuta il vitto, lo rifiutiamo tutti. E gli anarchici non mangiano con o senza Antonio. E così stimora ammazzati, i fascisti se la prendono in saccoccia. Loro e l'elemosina del vitto speciale del 28 ottobre. Io il vitto lo ritiro. Ci piscio sopra e glielo ridò indietro. Se lo mangiasse Benito il vitto speciale. Non ti eccitare. Antonio ce l'ha già detto. Non ci sta. Abbiamo insistito. I compagni sono decisi a tutto, gli dico. E lui? Non ha detto niente. Certo. Beh, retta a me, è un sardo. Non ha risposto perché per lui il discorso è chiuso. In carcere ci tengono per piegarci, anche fisicamente. Lo sciopero della fame che significa? Che siamo antifascisti? Ma se stiamo in galera per questo? Lasciamoli perdere questi eroismi inutili. No, non ci sto. E neanche voi dovete starci. Zitto. Arrivano. L'ha preso. Gennaro. Nannaro. Fino a qui da Parigi. 7 anni. No, 8. Che ti hanno spezzato di botte, i fascisti. Cercavano me e tu hai pagato. Di lotta politica non hai più voluto saperne. Non è consentito scambiare segni d'intesa tra il detenuto e il suo visitatore. Si volti dall'altra parte. Dieci ore al giorno, 9 lire al mese. E la notte piangevo di nascosto perché sentivo male dappertutto.
Ma tu che lavoravi con me eri grande e grosso. Mi aiutavi. È il centro che mi manda. Professore, è proibito. Non mi faccia passare guai. Sì, sì. Siedi. Sette anni che non ti vedo. Senza una notizia. Neppure una riga. Un saluto. Non è stato facile, sai. Sono 5 giorni. C'è lite in famiglia. Tutti e tre espulsi. Prima dall'ufficio politico, poi dal comitato centrale e ora dal partito. Tresso dirigeva l'organizzazione. Ravazzoli il lavoro sindacale, Leonetti la stampa. Leonetti. Traditori del partito e della classe operaia. Questa è la motivazione. E insieme a loro anche gli altri. È Palmiro che mi ha incaricato di venirtela a dire. Di chiederti se sei d'accordo. Contro di loro c'è soltanto la lotta. Aperta. Senza quartiere. La mobilitazione di tutte le forze del partito e della classe. Come meritano dei traditori del partito e della classe. La nostra direttiva è semplice. Cacciare questa gente. Smascherarli come disgregatori e disprezzarli come dei traditori. Ma questa è soltanto una ripetizione di formule. Traditori perché? Che significa? In Italia oggi maturano rapidamente gli elementi di una situazione rivoluzionaria. Le basi di massa del fascismo si sgretolano. Solo un opportunista, o peggio, si rifiuterebbe di capire che le prospettive della rivolta, dell'insurrezione armata, della guerra civile contro le classi dirigenti capitalistiche è aperta. Così è facile. È un gioco con se stessi, a carte truccate. Magari senza crederci. Ma chi paga poi? I compagni non si tengono più. Se la rivoluzione è all'ordine del giorno, vogliono tornare in Italia a tutti i costi. È solo una questione di mesi, di settimane. La bandiera rossa tornerà sulle piazze. Lo ha scritto il giornale del partito. Quanti errori di ortografia facevi? Nannaro. Beh, consolati. Tua figlia Edmea mi manda lettere con uno strafalcione per ogni riga. Professore, può favorirmi un calmifero? Beh, veramente non sarebbe consentito. Prendo ancora. Ustedi è sardo come un penoso. Sì, ma sono 12 anni che giro il continente. Anch'io. Torino, Parigi, Belgio. Sono arrivati i piemontesi e noi siamo costretti a girare il mondo. E puoi ringraziare se incontri un altro sardo. Grazie. Insomma, se tua figlia scrive così male, la responsabilità sarà pure di qualcuno, no? Scrive come scrivono tutti a Mosca. È il Cominter. Cazzo, è il Cominter che l'ha detto. La crisi economica sarà catastrofica. Il capitalismo sta per tirare le cuoia, seppellito dalla dittatura del proletariato. I socialisti e i socialdemocratici, per difendere la borghesia, si sono trasformati in socialfascisti. Insomma, il Cominter scrive che sono le puttane del fascismo. La socialdemocrazia rappresenta l'ala moderata del fascismo. Il fascismo è l'organizzazione di combattimento della borghesia che si serve dell'aiuto attivo della socialdemocrazia. Fascismo e socialdemocrazia non sono nemici, ma gemelli. Le organizzazioni socialiste sono veramente quello che noi chiamiamo fascismo. Benito Mussolini non ha cominciato col fascismo puro, ma con il socialismo. I socialisti italiani che se ne stanno a Parigi a prendere il sole al caffè della Rotonda e aspettano che gli industriali li mandino a chiamare per salvare la situazione, si sforzano di dare tutte le prove possibili che sono diventati reazionari sul serio, che sono disposti a prendere il potere, a mantenerlo con le armi e a fucilare gli operai, come fa il loro cugino Mussolini. Capirai, dopo le decisioni dell'Internazionale... Ci sarà stato un dibattito nell'Internazionale. Qualcuno dei nostri avrà detto qualcosa. Sì, sì, i tre. E li hanno espulsi. Nino non è più aria. Lassù è cambiato tutto. Bukharin buttato fuori dall'Internazionale, Trotsky dalla Russia. Sei Gioppoli, sei fottuto. Insomma, il partito è per la svolta. Ho dimenticato qualcosa, fammi ricordare. I comitati regionali, trasferiti in Italia,
Devono avere sedi fisse per alloggiare e far lavorare i compagni dell'apparato, anche per lunghi periodi. Dobbiamo preparare ambienti sicuri e comodi per riunioni e convegni con compagni e simpatizzanti. Occorrono locali attrezzati per la stampa, magazzini per il materiale. Manca solo la targa sulla porta e una bandiera rossa al balcone. Puoi opporti, qui dal carcere. Ma che fai? Non sono d'accordo, su nulla, né sulle espulsioni né sulla linea. Ma ti rendi conto? Non ti preoccupare, sei stato chiarissimo. Ma io che cosa ti vado a dire? Quello che vuoi. Non capisco, ma perché? Professore, il tempo è scaduto da 10 minuti. Vabbè. Sì. Senti, mi bastano anche 2 righe, certo, with me certo. E il resto. Sta tranquillo. Non dimenticate di scrivermi, fammi sapere. Sta tranquillo, Nino. Cosa vogliono da me? Sì alle espulsioni. Sì a una politica che avrebbe senso solo di fronte a un'ondata rivoluzionaria in movimento. Ma dove? Quando? Accettare per disciplina. Fare disciplina. L'esecuzione meccanica di un ordine. L'accoglimento passivo di una consegna non sono discipline. Sono costrizione, soggezione, resa. Il potere che ordina la disciplina è democratico e non un arbitrio, non un'imposizione. La disciplina è consenso, è un momento di libertà. Con Lenin lo era. Mosca, 1924. Lenin è morto. Attorno alla sua salma accorrono i più alti dirigenti e i più zelanti. Ma il Comitato Centrale Bolscevico decide a maggioranza di tenere segreto il testamento di Lenin e di non tenerne conto. Contiene la raccomandazione di allontanare Stalin dalla segreteria del partito per la sua brutalità. Nell'ultimo anno di vita Lenin aveva lottato con disperazione contro la burocrazia che aveva in Stalin, segretario generale, il suo maggiore sostegno. La maggioranza del Comitato Centrale Bolscevico non raccoglie l'indicazione di Lenin. Il partito è già diviso, profondamente. Lo sarà ancora di più 2 anni dopo, nel 1926, quando l'opposizione, unita intorno a Trotsky, denuncia pericoli e contraddizioni nella politica della maggioranza. Il contadino ricco può affittare legalmente la terra. Milioni di proletari agricoli lavorano così sotto padrone. Nei centri urbani, gli operai al servizio del capitale privato sono più di 1 milione. Nelle strade, nelle botteghe, il commercio privato specula e ingigantisce il suo giro di affari. Nelle strutture dello Stato, nei commissariati del popolo, nella direzione delle nuove fabbriche e soprattutto nel partito, prolifera il burocrate. Pretende e conquista i suoi primi privilegi, l'autorità, il benessere, il prestigio. Contro il contadino ricco, contro il burocrate, l'opposizione chiama alla lotta per un aumento del potere operaio. Chiede soprattutto che l'apparato ferreamente diretto da Stalin venga ridimensionato nei suoi privilegi e messo in condizione di non impedire la vita democratica nel partito. No, la minoranza è antileninista, non rispetta la disciplina,
Vuole incrinare i rapporti tra contadino e operaio. Vuole distruggerne l'alleanza. Lasciamo prosperare le aziende agricole dei contadini ricchi. Non rappresentano un pericolo. Basta con la demagogia operaista. Trotsky ci getta nell'avventura. Vuole forzare i ritmi dell'industrializzazione socialista a spese del Mujico. Accusa decine di migliaia di onesti funzionari che lavorano nel partito e nello Stato di trasformarsi in un pericolo per la rivoluzione. Nega che potremo costruire fino in fondo il socialismo nel nostro paese se la rivoluzione non si estenderà in altre parti del mondo. Ma l'Unione Sovietica saprà costruire il socialismo da sola. Stalin lo assicura, lo teorizza, lo impone. I capi dell'opposizione sono attaccati. Non più compagni in dissenso, ma complici dell'ideologia borghese, strumenti del nemico di classe. Sui giornali di tutto il mondo rimbalzano notizie, commenti. È in crisi il potere sovietico. Il gruppo dirigente della rivoluzione si spezza. Si gettano così le prime basi di quelli che saranno definiti gli anni di Stalin. Il Partito Comunista d'Italia, o meglio ciò che ne sopravvive ancora sfidando il terrore nero, guarda agli avvenimenti sovietici con il fiato sospeso. Antonio Gramsci propone all'ufficio politico del Partito Comunista d'Italia di intervenire. Ma da lassù ci potrebbero rispondere: bravi, vi fate bruciare la casa dai fascisti, siete costretti a chiudervi nelle cantine come dei topi e avete anche la pretesa di darci dei consigli. A noi. È vero, i fascisti ci stanno mettendo le manette. Ma proprio per questo, quello che pensiamo acquista un significato grave, un peso maggiore. Ma proprio i russi hanno chiesto al Cominter di non discutere le questioni russe, di non metterci bocca. Dicono che è una faccenda che riguarda loro e solo loro. Il Cominter ha accettato, e noi? Noi gli diciamo ai compagni russi che certo giudichiamo fondamentalmente giusta la linea politica di Stalin e della sua maggioranza. Era quello che dicevo. Ma tutto questo non basta. Non basta dire le opposizioni sbagliano, richiamiamole all'ordine. Il problema è più grave. Oggi si verifica una scissione nel gruppo centrale leninista, che ha diretto la rivoluzione, il partito, l'internazionale. È su questo che noi dobbiamo intervenire, prima che sia troppo tardi. Non si poteva scrivere di peggio. Il vostro Gramsci ci mette tutti nello stesso sacco, tutti da richiamare all'ordine. Noi, il partito, e un degenerato opportunista come Trotsky. E i suoi reggicoda. Chiama maestri. Ha proprio dei bei maestri il vostro Gramsci. Ma la lettera contiene delle critiche molto precise all'opposizione. Che perdono ogni valore. Ma... noi crediamo nostro dovere richiamare tutti i compagni del Partito Comunista Sovietico. Tutti. Compagni, oggi voi state distruggendo l'opera vostra. Voi degradate e correte il rischio di annullare la funzione dirigente che il Partito Comunista dell'URSS aveva conquistato per impulso di Lenin. Voi dimenticate che i vostri doveri di militanti russi possono e debbono essere adempiuti solo nel quadro dell'interesse del proletariato internazionale. Vi rendete conto? Ma occorre giudicare il documento nel suo insieme. Compagno Togliatti, questa lettera si risolve a tutto beneficio di Trotsky e dell'opposizione. Stanno affondando. Li abbiamo respinti. Li ha respinti il partito. E voi cercate di salvarli, di allontanare la sconfitta che meritano. Vogliamo essere sicuri che la maggioranza del Comitato Centrale Russo non intenda stravincere. E con questa frase da filisteo ci manda a dire che teme proprio il contrario. Di questa lettera è stata informata la segreteria del partito. Ne ha preso buona nota. Allora, compagno Togliatti, consideriamo questa lettera come non scritta, d'accordo? Provvediamo a spiegare che non è gradita. Carissimo Antonio, c'è un pericolo grave in quello che scrivi. D'ora in avanti, l'unità della vecchia guardia leninista non ci sarà più.
E noi dobbiamo abituarci a tenere i nervi a posto. E a farli tenere a posto ai compagni della base. Carissimo Palmiro, tutto il tuo ragionamento è viziato di burocratismo. La questione dell'unità del partito russo e del nucleo leninista è di importanza assoluta nel campo internazionale. Dal punto di vista di massa, è la questione più importante in questo periodo storico. Saremmo dei rivoluzionari ben pietosi e irresponsabili se lasciassimo passivamente compiere i fatti compiuti, giustificandone la necessità. Carissimo Antonio, quando si è d'accordo con la linea del Comitato Centrale Russo, bisogna esprimere questa adesione senza nessuna riserva. Non è l'unità del suo gruppo dirigente che ha dato al Partito Sovietico la guida del movimento rivoluzionario. È stata invece la conquista del potere e il suo mantenimento. Carissimo Palmiro, a 9 anni dalla rivoluzione di ottobre non è più la presa del potere da parte dei bolscevichi che può rivoluzionare le masse in Occidente, ma solo il fatto politico che il gruppo dirigente bolscevico è unito e lotta unitariamente. La tua osservazione dunque è inerte e priva di valore. Qui la risposta del compagno Gramsci. Conferma quello che ha scritto. Chiede che le sue lettere, anche se respinte, vengano messe agli atti. Bene, il compagno Gramsci può stare tranquillo. Certo, le metteremo agli atti. Lo avremmo fatto anche se non ce l'avesse chiesto. L'8 novembre del 1926, Antonio Gramsci è arrestato dalla polizia fascista e deferito al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Anni fa. La lotta nel partito russo. La lotta nel partito russo per distruggere l'opposizione. Con tutti i mezzi. Oggi l'avventura del socialfascismo. Aprire la discussione. Dappertutto, ad ogni costo. Anche qui dentro. In carcere. Superiore! Superiore! Bugliola. Criticare il Comintern, i metodi di Stalin. Criticare il partito. Quando il partito è repressivo, funziona burocraticamente, si irrigidisce, si trasforma in una cieca massa di manovra. Giulia, i bambini,
in Russia. Essere espulso e sotterrato come una pratica in un archivio, senza l'aiuto dei compagni che ti aiuta a sopravvivere. E poi? Ma chi paga poi? Oggi i comunisti chiamano gli operai alla lotta. Li chiamano a scendere e a combattere nelle strade. Armati. Dobbiamo passare all'azione generale rivoluzionaria. Rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione proletaria. Quante volte l'abbiamo ripetuto, come una formula magica. La rivoluzione non sta dietro l'angolo ad aspettarci, bella lì. Basta afferrarla e portarcela via. Antonio, ma queste cose ce le dicevano anche i riformisti. Sì, ma i riformisti si dimenticavano di dire che in Europa le condizioni per una rivoluzione esistono almeno da 50 anni. E che l'obiettivo resta la conquista violenta del potere, la dittatura del proletariato. Proprio questo ci distingue da loro, conquista violenta del potere, dittatura del proletariato. Ma non basta ripeterlo per essere rivoluzionari. Non basta gridarlo nei comizi quando ancora potevamo farli. O all'osteria, o in carcere. È da capo che bisogna ricominciare. Ma è quello che stiamo facendo. Per questo siamo qui. Certo, è vero. Oggi ci troviamo con i calzoni calati. Nessuna possibilità di protesta legale, di sciopero, di riunione. Niente giornali, niente partito, sindacati. I fascisti hanno vinto. Perché? E a noi che cosa ci resta da fare? Come possiamo tirarci fuori da questa merda? Ma i compagni lottano, rischiano anche la pelle. Giusto, rischiano anche la pelle. Ma il fatto è che noi siamo sempre meno disposti a incassare i colpi della verità. La verità è rivoluzionaria. Tanto rivoluzionaria. Chi colpisce e lascia il segno, peggio di un cazzotto in un occhio. Ma qui c'è gente che ha lottato contro il fascismo. Sta in galera. La verità sarà meno dura del fascismo e della galera, no? Qualche volta è anche più scomoda. Fascismo e galera ce li regala il nemico di classe. La verità e i conti ci costringe a farli con noi stessi. Può essere addirittura intollerabile. Per noi comunisti no. No, per noi comunisti no. Dovrebbe. Ma come, non è? Adesso stai esagerando. Chissà perché oggi giro di culo a questo. Se grattiamo un po' i compagni, capita che sparisce il comunista e salta fuori il parolaio. Ci troviamo a sbattere la testa contro una realtà che non ci piace? Niente paura. Ci mettiamo subito a predicare la rivoluzione. A vomitare contro la borghesia, gli opportunisti, i vigliacchi. Ripetiamo le solite ingiurie. Violente, sì, ma innocue, che non ci aiutano a capire. Non ci spiegano perché ci siamo rotti la testa. Ma insomma, Antonio, l'odio di classe è un'arma di lotta, sì o no? Sì, se ti spinge alla critica, alla consapevolezza. In concreto, dov'è che sbagliamo? La rivoluzione che ci sogniamo la notte la fanno gli uomini. Milioni di uomini, classi intere. Ma come può nascere oggi questa volontà collettiva, qui in Italia? Non soltanto dall'operaio, c'è il contadino. 7 milioni di contadini di fronte a 4 milioni di operai. Come gli parli oggi al contadino? È legato alla Chiesa da sempre. Ha fatto la guerra e ci ha rimesso 500.000 di morti suoi. E poi voleva la terra e lo squadrismo gli ha terrorizzato i paesi. Beh, arriviamo noi e gli parliamo di rivoluzione proletaria, di dittatura del proletariato. Che cosa ci risponderebbe? Che il contadino ha fame di terra. Ma dopo le esperienze di 10 anni fa si è chiuso in una diffidenza testarda. Gli puoi far capire che è giusto sbarazzarsi del re, che il re è un parassita. Ma come puoi convincerlo a ricominciare subito per sbarazzarsi di un colpo del re e del padrone? E con la Chiesa che gli tiene il guinzaglio sul collo. A questo serve il concordato tra Vaticano e fascismo. Un guinzaglio al collo. E c'è il piccolo borghese. Nel 22 si è illuso di fare la sua rivoluzione. Mussolini lo solletica. Gli martella dentro la testa l'illusione della sua superiorità di fronte al popolo. Come ci risponderebbe lui che con la divisa addosso o con l'impiego dello Stato si sente signore, si crede istruito? Dietro le spalle c'ha i debiti, la biancheria rammendata, lo squallore di tutti i giorni. Ma andiamogli a parlare di rivoluzione. Peggio che se fosse morso da un serpe. Lui, borghese, con il diploma in saccoccia, confuso con la dittatura dei morti di fame. Meglio allearsi con i carabinieri piuttosto. Antonio, la crisi economica sta portando alla rovina ceto medio, artigiani, contadini. E tu credi che questa gente si può convertire così? Di un colpo? Milioni di miracolati. Il socialismo non è il miracolo di San Gennaro. O pensiamo di conquistare il potere soltanto con le avanguardie, senza fanteria, lasciandoci dietro milioni di uomini, con il rischio di perderli e di trovarteli dall'altra parte. Abbiamo sempre in bocca Lenin. Diciamo di lottare per un blocco operaio e contadino. Ma questo blocco va costruito con pazienza, giorno dopo giorno. Bruno, se no il partito continuerà a sbattere la testa. C'è chi giura che la caduta del fascismo è questione di mesi. Dalla dittatura di Mussolini un bel salto fino al potere proletario. Questo è circo equestre, è avventura.
A chi li lasciamo i contadini? Anche i più arretrati, quelli della Sardegna, della Basilicata. Come trasformi il loro malessere in azione rivoluzionaria? Il sud è una polveriera, ma senza guida non esploderà mai. Antonio, la terra! La terra, certo, la terra! Domani al tuo paese i contadini organizzano una protesta. Tu che cosa fai? Io dico, dividiamoci la terra, subito! E sbagli? La prima cosa che devi fare è andare dai padroni, portargli via le armi, armare i contadini e poi dividere la terra, altrimenti vi accopperanno tutti come hanno fatto i fascisti. Ma non è mica facile! Certo, non è facile convincere i contadini a prendere le armi. E non è facile con il piccolo borghese. Lui non vuole il socialismo. Oggi. Ma può essere convinto a lottare per le libertà calpestate dal fascismo. Libertà concrete. Occupazione, lavoro, pane, una pensione decente. Ecco, tutti questi alleati bisogna conquistarseli con pazienza. Può sembrare un lavoro minuto, poco eroico, noioso. Ma non basta dire siamo la vostra guida rivoluzionaria per esserlo. Dobbiamo trovare parole d'ordine nuove e piantiamola con la paura di sembrare a noi stessi poco rivoluzionari. Oggi contro il fascismo ci serve la lotta per una repubblica, per un'assemblea costituente. E la parola d'ordine degli antifascisti borghesi, ma non te ne accorgi? Certo, è la stessa. Anche gli altri partiti antifascisti dicono di volerla la costituente. Ma non saranno mai capaci di lottare fino in fondo per la democrazia loro. Scusa, ma così sei tu a combattere per loro? Ti metti in rimorchio di quei quattro borghesi che fingono di cospirare contro i fascisti. Sì, e ti ritrovi socialdemocratico. Se la Costituente fosse per me la soluzione di tutto. Ma per me è solo un momento per parlare alle masse, anche le più lontane, strapparle agli altri partiti, spingerle verso il potere. Ehi, ma come? Sottoponendo a una critica spietata tutti i progetti di riforma parziale e pacifica degli altri, smascherandoli. Sono 4 giorni che parla e non ho mai ricordato la linea del partito. L'Unione Sovietica. Mai, neppure per sbaglio. Accettare compromessi. Stringere accordi anche con organizzazioni sfiduciate. Secondo me, con tutto il rispetto, sta piegando la testa. Ma io domani glielo dico. Senti, io e... Insomma, io penso che così ti imbastardisci in quella specie di labirinto che è la democrazia borghese. Ma chi ti ha detto che Repubblica e Costituente sono per me la soluzione del problema dello Stato in una forma diversa da quella della democrazia operaia? Allora, secondo te, io vorrei mettere in soffitta la critica marxista dello Stato, buttarla lì tra i ferri vecchi, per cadere poi nel sacco di Benedetto Croce, che ha travestito lo Stato parlamentare, quello della borghesia, in un principio eterno, indistruttibile. Ma se ci mettiamo anche noi a predicare la Costituente, finisce che creiamo una nuova illusione. È proprio fra le masse. Non la creiamo. La distruggiamo. Enrico, è solo l'inizio. L'inizio di una lotta rivoluzionaria. Tutti i desideri, le ribellioni, la volontà di milioni di individui che riformisti e democratici non riusciranno mai a soddisfare, noi li rovesceremo addosso a questa Costituente, per poi travolgerla, lasciarcela dietro le spalle. Superata. Soltanto così l'alternativa rivoluzionaria non sarà più un fantasma, o un sogno di ubriachi o di carcerati. Ma avrà muscoli e sangue per lottare, piedi per camminare, mani per afferrare saldamente il potere. Tutti nello stesso minestrone. 10 anni fa la Costituente la volevano repubblicani, socialdemocratici, preti, massoni, l'associazione combattenti e per un paio di mesi perfino Mussolini. Qua finisce che non ci distingue più nessuno. Proprio adesso che il capitale è in ginocchio e l'Unione Sovietica diventa sempre più forte. Ma come fai a parlare così, tu, gli altri? Non conoscete cos'è i contadini? Non conoscete cos'è i piccolo borghesi che si sono radicati al fascismo? Ma come fai a pensare che domani si può passare alla dittatura del proletariato così? Piantala di dire stronzate e non rifargli il verso. Ma tu che fai, il pappagallo? Siamo comunisti. Non c'è nessun papa da difendere. E allora? Voi volete avere dei guai, eh? Lo volete proprio? Vi siete beccati un corvetto per contegno proibito e adesso invece di lavorare vi mettete a parlare. E tu? Lo sai che è proibito. E chi chiacchierava? Io stavo ripetendo solo i verbi in francese.
già, tu va, di là, nous avons, vous avez, il long. Studiate, mica è proibito, no? Levatevi dalle palle! Fuori! Via, via! Je, toi, il là, nous avons, vous avez. Vaffanculo te quella cattona dei Mussolini. Stronzi. La dittatura del proletariato è un dominio di ferro contro la vecchia classe, per colpirla a morte, distruggere i suoi centri di potere, annullarne ogni capacità di resistenza. Ma la classe operaia non può solo dominare. Per piegare il suo nemico storico ha bisogno di alleati, e con questi il rapporto deve essere diverso. Ecco, egemonia significa proprio questo. Classe e partito impongono la loro forza al nemico, ma cercano consenso, aiuto, appoggio in altri strati sociali, incoraggiandoli, proteggendo i loro interessi, orientandoli. Perché la classe operaia deve preoccuparsi di vincere durevolmente, di vincere per sempre. Deve creare la sua propria storia, edificare la sua città. Lui pensa. Parla piano. Lui pensa. A questi qui, a forza di stare in carcere, si irrigidisce il cervello. Chissà se sono ancora capaci di reagire, di difendere un'idea rivoluzionaria. Oh. E allora ci tira lì un bel cazzotto sul naso, come lo chiama lui. Che cazzo dici? È un discorso che ha cominciato 6 anni fa. Io lavoravo al giornale. Lo ricordo quello che scriveva sulla crisi Matteotti. Poi le sue relazioni al Comitato Centrale. Che ci vuoi fare notte qui? Avanti un altro. Sempre i soliti, eh? Vieni tu. Beh, che ti ha preso oggi? Ne è convinto. Altro che storia. D'altronde io, a parte alcuni punti, io sono d'accordo con lui. È una trappola. E tu ci caschi. Una trappola? Ma quale trappola? Allora? Allora un provocatore. Mm? A fin di bene. Mm. E i bolscevichi nel 17? La Russia era un paese arretrato, non dimenticartelo. Qui in Occidente dobbiamo fare i conti con uno sviluppo più alto del capitalismo. E allora le condizioni sono più favorevoli, più mature. Ma gli ostacoli sono maggiori, le resistenze più accanite. Il borghese non ha creato soltanto il suo stato repressivo, ma una società civile. Ha i suoi centri del consenso, i suoi meccanismi di corruzione, di persuasione. Una scuola di classe raffinata. Pensate ai privilegi corporativi, alle aristocrazie operaie. Lo Stato non è che una trincea avanzata. Dietro c'è tutto un campo trincerato. E tu che cosa vuoi fare? Vuoi salirlo da solo, alla baionetta? Senti, Antonio, in Occidente, in Italia, la borghesia avrà tutto quello che dici tu. Ma se al momento giusto non si rifugiava tra le palle dei fascisti, era fottuta. Chi ha fermato la rivoluzione? I fascisti? La Guardia Regia? I carabinieri? Al momento giusto trovate anche loro. Ma prima, chi ci aveva fermato? Guarda che quelli del sindacato sono dei criminali. Ci dicono occupate le fabbriche, senza preparare un cavolo, niente. Neanche un po' di difesa, né armi, né munizioni. E guarda, Antonio, che sono pagati, per Dio. Pagati per rappresentarci. È roba che quell'Eni là li farebbe fucilare. Beh, per prima cosa create mezzi di difesa. Avete tutto nelle mani. Bisogna creare mezzi di difesa. Difesa, difesa. Guarda là, Antonio, guardali. Per difendersi le armi le abbiamo in misura abbastanza. Sì, insomma, se qualcuno ci attacca, per resistere riusciamo anche a resistere. È che l'idea è diversa. E dillo che pensi ad altro, per Dio. Mario! Certo che ci penso, ci devo pensare. E anche tu, e lui, e tutti. Non è che stiamo occupando una sola fabbrica, se no è la solita menata sindacale. No, al sindacato ci dicono occupate le fabbriche metallurgiche in Italia, tutte. 600. 1 milione di cristi si prendono 600 fabbriche. Ma così andiamo a intaccare il sacramento della proprietà privata, mica si scherza. Così si crea un problema di potere, ma di quelli, altro che le vertenze sindacali. E a questo punto ti vuoi difendere soltanto? Non facciamoci illusioni, il partito non si muove. Ma quelli che cosa fanno? Le fotografie, le vogliono al giornale. A posto. Ma bisogna farsi intendere, per Dio. Pronti? Non puoi rimanere così. O si va avanti e si prende il potere. Pronti? O ti buttano indietro, ma di brutto. Fermi così? Fermi! Fermi! Beh, la borghesia la tempesta la sente. E se gliela fa anche questa volta, ci regala una bella guardia bianca, o nera. Proverà con un colpo di Stato.
una dittatura di ferro. Ma allora muoviamoci, che il primo passo è fatto. E il secondo chi lo fa se il partito non si muove? Noi di Torino, da soli? No, da soli no. Noi prendiamo l'iniziativa, il partito e il sindacato ci mollano. Col culo sulla finestra. E il padronato Titaleger ce lo fa nero. Ma è perché al partito noi gli diamo fastidio, e anche al sindacato. Gruppo di estremisti. Irresponsabili. Avventurieri. L'hanno scritto, l'hanno detto. Contro di noi volevano una commissione d'inchiesta, te lo sei scordato? E sfido io. La borghesia si è affittata ai socialisti, li ha spinti a tradire. Non è così semplice. L'egemonia della classe borghese in quegli anni ha funzionato, ha giocato il suo ruolo. Circolava dappertutto. Nei sindacati, al vertice del partito, del gruppo parlamentare. Paralizzava, convinceva. È stata una cattura indolore. Ecco perché i socialdemocratici rivendicavano l'onore di aver impedito un'esplosione rivoluzionaria. E i socialisti? E non sapevano dove andare. Paralizzate fino all'impotenza. Di fronte al labirinto che la borghesia ha costruito per difendersi. Impotenza culturale, politica, morale. Ripetevano, l'ora è vicina. E rinviavano. Hanno saputo soltanto rinviare. Soltanto rinviare. Fino alla marcia su Roma. E i grandi giornali di opinione. Il Corriere della Sera, che difendeva i cotonieri e la libertà. E anche la stampa di Agnelli, di Giolitti. Piena di soluzioni ragionevoli, democratiche. Tutti questi bravi borghesi giocavano al tavolo delle riforme. Facevano delle prediche commoventi. Basta con gli scioperi, lavorate, fate sacrifici, salviamo lo Stato. Sì, proprio quello Stato che nel 22 si è messo in camicia nera. Brutti schifosi, 11 anni mi hanno dato. Perché offendevo la democrazia. Io! Aprite! Presto, presto! Oh! Volete aprire o no? Porcaccia miseria! Schifosi! È inutile! Maledetti rotti in culo! Piove? È colpa dei comunisti, no? Era comunista D'Annunzio quando ammutinava ufficiali e generali contro il governo legittimo. Erano comunisti gli incendiari dell'Avanti di Milano e di Roma? Era comunista Cadorna quando nel 17 preparava la dittatura militare? Sono comunisti gli industriali e gli speculatori che hanno rastrellato la ricchezza nazionale e l'hanno portata all'estero, mentre il governo non è stato mai capace di impedire l'esodo dei capitali. Questa è la reazione italiana, che ogni governo ha sollecitato, ha aiutato più o meno apertamente. La delinquenza reazionaria non è stata mai colpita dai tribunali. È un delitto incendiare un giornale socialista? No. I colpevoli, conosciuti, confessi, non sono stati neanche arrestati. Anzi, hanno potuto organizzare altre imprese. È un delitto uccidere un rappresentante della classe operaia? No. Gli assassini, i complici degli assassini, i mandanti, non sono stati neppure molestati. E se qualcuno di loro andava a finire davanti ai giudici, c'erano subito pronte per lui l'insufficienza di prove o il rinvio del processo, la Cassazione che insabbia le inchieste o le manda nelle sedi più addomesticate. E così il popolo italiano è vissuto per anni in pieno terrorismo, perché il terrorismo gode dell'impunità che lo Stato gli regala. Ma la destra deve ringraziare anche quei gruppi che avrebbero dovuto guidare le masse in modo rivoluzionario e non l'hanno fatto. Anzi, hanno fatto proprio il contrario. Hai capito con quali fili sottilissimi hanno legato Gulliver? I fascisti sono arrivati per ultimi. È bravo lui, sa parlare. Va a finire che ti incanta. Devi andare al nocciolo delle cose, sennò ti perdi dietro tutte quelle frasi. Ma quello che dice sui fascisti è vero. Sui fascisti è facile, ma sui socialdemocratici... L'anno scorso in Germania, il 1° maggio, un ministro socialdemocratico ha sparato sì o no sugli operai. Ci sono stati sì o no 19 morti ammazzati. Dici bene, la Germania. Anche là c'è il pericolo dei fascisti. A dare retta a lui, i comunisti si dovrebbero alleare con i socialdemocratici per farsi ammazzare meglio. Invece da soli stanno affrontando Hitler. Vedrete come va a finire. E allora apriamo gli occhi. Per esercitare il suo dominio, la borghesia non ha sempre bisogno della coercizione.
della violenza legale, del terrorismo di Stato, come in Italia oggi. Per imprigionare milioni di teste, usa armi più sottili. Da secoli ci ha persuaso e ci persuade ogni giorno che i suoi valori sono valori assoluti. Famiglia, educazione, rapporti di lavoro, metodi di lotta politica. L'ideologia borghese ha una risposta pronta per tutto. Ed è una risposta capace di convincere, di assicurare il consenso, ma sì, spontaneo, proprio di quelli che sono sfruttati e che sono anche ingannati nei sentimenti, nelle idee, fino al punto di sostenere il dominio dei loro stessi nemici. L'egemonia della classe borghese noi la respiriamo meccanicamente, come l'aria. È diventata senso comune nella coscienza di milioni di individui. Ecco perché, prima ancora di conquistare il potere, prima e non dopo, una classe rivoluzionaria deve diventare classe dirigente. Deve esercitare la sua egemonia per sottrarre alla classe borghese tutto un blocco di forze sociali. Come? Strappando via via di dosso alle masse, anche le più arretrate, vecchie idee, pregiudizi, timori secolari, la fiducia e l'ossequio verso i gruppi dominanti, lo Stato parlamentare al di sopra delle classi, il principio sacro della proprietà privata. Questo è il cemento usato dal borghese per imprigionare milioni di teste. Ma questo processo che dici tu di egemonia, chi lo fa? Praticamente, voglio dire. Oggi? Tutti quelli che sono alla direzione delle fabbriche, nelle banche, nella stampa e ora anche alla radio. Gli scienziati, i preti, per imporre alle masse idee e principi che fanno comodo alle classi dirigenti. Insomma, gli intellettuali. Gli intellettuali. Questa manica di venduti. Se Lenin aspettava gli intellettuali, stava ancora lì a tenere la cicca. Ma come ti permetti? Gli intellettuali li devi prendere con i guanti. Loro alle spalle ce l'hanno sempre, mamma santissima. Ma sono della stessa razza dei padroni, no? Ma dove andiamo a prenderli, noi gli intellettuali? Stanno tutti lì intorno agli stivali di Mussolini. E noi per fare la rivoluzione aspettiamo che gli intellettuali smettano di leccare? Senza un nuovo strato di intellettuali, la situazione storica resta lì, non trova uno sbocco rivoluzionario. Insomma, l'utero tarlato della vecchia società resiste ancora. Va bene, gli intellettuali sono necessari, ma soltanto il corso della rivoluzione potrà scindarli con noi. La rivoluzione sono gli operai e il partito. Ma chi saranno poi questi intellettuali? Dove credete di andarli a trovare? Gli intellettuali della classe operaia sono i militanti, le avanguardie, il partito come intellettuale collettivo. Gli intellettuali siete voi. Noi? Certo, dovrete esserlo. Intellettuali di tipo nuovo. L'opposto dei vecchi intellettuali, perché non hanno paura di mescolarsi e di sporcarsi le mani con la vita pratica e le sue lotte. Beh, il partito oggi non li ha, questi militanti. E quei pochi che ha, noi per esempio, siamo ancora lontani dalle capacità necessarie. Tu ci parli di tutto, caro Antonio. Cultura, intellettuali, egemonia, eccetera, eccetera. Ma il potere lo conquisti con le armi. Mica aspetteremo che questi qua facciano fagotto. Non dico solo i fascisti, ma i padroni. Se no, fra 50 anni, nel 1980, stiamo ancora aspettando. Capisci, Antonio? Le armi. Le trovi. Le fabbrichi, le rubi, le strappi al potere. Insomma, riesci a conquistartele, in qualche modo. Se no ci rompono il culo, ce lo romperanno sempre. Vedi, torniamo ancora all'egemonia. Senza l'aiuto e l'appoggio della massa dei soldati, come vuoi che sia possibile un'insurrezione vittoriosa? È la politica di massa che decide. Con i complotti e le avventure non riusciremo mai ad avere una presenza armata, capace, addestrata, in ogni ganglio dell'attività dello Stato. Ma l'esempio non conta. Certo, se ti seguono milioni di uomini. Altrimenti è l'avventura. Su questo terreno non si gioca, se non vuoi cadere nelle trappole della provocazione. Polizia, carabinieri, tribunali non aspettano altro. Un bel complotto di sovversivi da sfruttare per giustificare la violenza di Stato. E se nessuno ci casca, se lo organizzano da soli. Vi ha tirato un bel cazzotto in un occhio. Già. Vabbè. Bisogna ricominciare da capo. Certo. Adesso sta a voi riflettere. Ma ci metti di fronte una scelta, allora? Sì. Riflettere, discutere è sempre una scelta.
La galera ci regala tutto il tempo. Ma, uè, una scelta significa agire nel partito. Ma insomma, che cosa vuoi da noi? Oggi il partito è ridotto a camminare a testa in giù. Bisogna rimetterlo sulle gambe. Per questo dobbiamo lottare. E rischiare. Anche. No, 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 ragazzi, io non ci sto, cazzo. Athos, Athos! Ma no, ma non mi stico lì. Ecco, allora io non... Cerca di spiegarmi. Perché non ha senso, cosa vuol dire? Con la Madonna! Io, guarda... Non è possibile. Ma chi è? Ma insomma, a nome di chi parla? Lui ci tira cazzotti, bravo, ma adesso siamo noi che dobbiamo rispondere. C'ha ragione. Qui non si discute solo di te. E il partito, la disciplina? Non ci sto, non mi ha convinto. Qui non si discute solo di te, lui vuole molto di più. Sì, Antonio c'ha ragione, ma questi... Non ho cambiato in bianco. Ma che ne sappiamo noi di quello che ha deciso il partito? Molti sono d'accordo con Antonio, ma tutti ci rifiutiamo di lavorare politicamente per le sue idee prima di conoscere le decisioni del centro del partito e dell'internazionale. Non possiamo scegliere in galera, no? Oh, ragazzi, può significare rompere la disciplina del partito. D'accordo, allora d'accordo. Impegnarci da carcerati è assurdo. Bisogna spiegarglielo. Sì, per farci mollare un altro cazzotto nell'occhio. Antonio. Sono peggio degli sciacalli. Ti criticano di brutto. Lo so. Prendilo tu, io non posso mangiarlo. Dicono che coi discorsi che fai c'è il rischio di corrompere i compagni più giovani. Ti vengono a dire che loro non ci stanno, perché non vogliono disgregare il partito. Via, via, andiamo. Antonio. Sì? I compagni hanno discusso. Discusso, chiacchiere, pettegolezzi, lo so. Guarda che ti sbagli. La preparazione politica di molti di voi è infantile. Ho deciso di interrompere ogni discussione. Ma siamo tutti d'accordo? No. Ti hanno informato male, altro che pettegolezzi. È per disciplina che ci rifiutiamo. Non vogliamo sfasciare il partito noi. Voi siete solo dei parolai. E se tutto il partito fosse su una linea diversa dalla tua? Se è così, fonderemo un altro movimento. Antonio è completamente d'accordo con voi. Hai avuto modo di spiegargli? Ma sì, certo. Te l'ho detto. Su tutto? Sì, mi ha... Digli che condivido tutto. Ha detto proprio così. Bene. Ma come sta? È invecchiato. Sta così. È in carcere, no? Insomma, come sta? Secondo me ha qualcosa dentro. È pallido. È anche gonfio. È una sensazione. Posso anche sbagliarmi. Lo diremo a Tania. Non gli mancherà niente. Non preoccuparti. Gli arriverà tutto quello che gli serve. Sta tranquillo. L'addition, s'il vous plaît. L'addition. Giù nell'Arizona, terra dei sogni e di chimere. Il bandolero stanco, misteriosa. Giorno. Alla Pianosa, e che potevi lavarti? Tra i comuni c'erano tante froci. Tu ti stavi a insaponare e quelli ti saltavano addosso. Abbiamo qualcosa da comunicarti. Ci siamo già detti tutto. Il collettivo sembrava... No, ha deciso. Il collettivo ha deciso che la tua richiesta ai compagni di divulgare nel partito e tra le masse le tue idee politiche è in contrasto con le norme di disciplina del partito. Certo. È tutto? No, non è tutto. E allora? I compagni ti richiamano fermamente al rispetto dello statuto del partito. È tutto? Sì. Sì. Ho da fare adesso. Antonio, aspetta, volevo dirti, io mi sono astenuto. Ho da fare adesso. Ho sempre creduto che tra compagni bisogna andare d'accordo. Tu sei un gran fesso. Il partito non è una società di mutuo soccorso.
Con loro non sono d'accordo, ma... Ma a te ti capisco sempre meno. Beh, e tu che fai? Non ti lavi? Signor, no. L'acqua fa dolore nelle ossa. T'hanno fatto lo sgarbo, eh? Ma porca miseria. Ah. Mi sono stufato di ammazzare i pidocchi. Ne ho ammazzati tanti che... Ti faccio... Buona! Corri! Levatevi, levatevi! Ma non state di tutto addosso, dai, alzalo! Alzalo sotto le ascelle! Portiamolo di cameriera, Cristo! Forza! Forza! E aiutatemi! Guardia! Aprite! Guardia! 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 Aprite! Apri, guardia! Aprite! Sta morendo e non apre! Tutti uguali, schifosi! Apri il culo come una ciabatta! E apri, porca miseria! Se crepo qui, sono cazzi tuoi, guarda! Vuoi aprire, sì o no? A casa a morire non ce l'hanno mandato! Apri! Non posso aprire. Ma porco Giuda, apri! Non posso. Questo crepa. Senza il maresciallo non posso aprire. Apri! Non c'ho le chiavi, guardia. Non posso aprire. Apri, sta crepando, guardia! Non posso aprire. Schifo. Volevano fargli chiedere la grazia a Mussolini. Mandate tutti a fanculo. Ma che gliene frega a lui? Vegliacchi! Ditegli di chiederla la grazia. Che aspetta? È una provocazione. Il partito non lo permette. Per uscire e vivere, non per morire. Ditegli di chiederla. È maligno come tutti i coppi. Prima lo santo perché è malato, poi... E poi è malato pure lui, no? Lo capite adesso? Perché vuole fargli chiedere la grazia? Antonio dice che sono i fascisti che devono vergognarsi a chiedergli la firma. Ma sta zitto tu, lo sappiamo noi chi deve vergognarsi. Oh. Fermi, facciatela! Ma sei fermo quello che fermi. Loro questo? Permette? No, grazie, non fumo. Lei è straniera? Sì. Vediamo se indovina. Ungherese. Prego? Lei è ungherese? Di Budapest? No, sono russa. Va a visitare la cattedrale di Conversano. No, scendo a Turi io. A Turi? Sì. Ma non c'è nulla. C'è. C'è mio cognato. È in carcere. È un politico. Ah. Vado a trovarlo. Capisco. Documenti, per favore, signora. Documenti, prego. Grazie. Documenti. Documenti, per favore. Signora, prego. Signora, grazie. Documenti. Questa volta non mi guarda neanche in faccia. Ma perché deve arrabbiarsi? L'ha fatto per lui, no? Naturalmente non capirà niente, testardo. Senza un attimo di generosità. Va bene, ho sbagliato. Ma che? Non serve proprio a niente. Subito dovevo dirglielo di Giulia. Ma perché non gliel'ho detto? Eva, ci stanno stretti. Portagliele subito all'assistente. Ha bisogno di pantaloni della ragazza. Per prepararsi, le gatte. E della bicicletta per andare a lavorare. All'avvocato, all'avvocato. Io mi rompevo la testa su Giulia e tu niente. Ti prego. Eccole le tue idee zelanti. Giulia sta male, da 3 anni, sempre peggio. I colpi degli avversari potevo prevederli. Quelli che mi sono arrivati da dove meno me li aspettavo, quelli no. Ma lei te l'ho anche scritto, no? Ma come, non te lo ricordi? Sì. 2 anni fa. No, tre anni fa. E allora? Ma parlava di depressione. Nervosa. Nervo. Ma poi ha detto che stava meglio.
Invece adesso è in una casa di cura. Per malati. Per malati. Ecco. Guarda. Oh mio Dio, ma che hanno fatto? Mi dispiace. Hanno voluto controllare e allora l'hanno spezzata tutta. Mi dispiace perché quella buona e quella con la Marene. Mi dispiace. Mi dispiace, hanno voluto controllare. I malati, le infermiere, i contadini, lì a sentirmi suonare. Ciao, ho avuto paura, lei non se n'è accorto. No, però mi sono accorto. Compagna Schuck, la direzione del sanatorio si dichiara dispiaciuta. Non abbiamo neppure una camera libera stasera. Com'è possibile? Il mio concerto era previsto. Vi hanno anche mandato un telegramma. Sì, compagna Schuck. Abbiamo ricevuto il telegramma. Purtroppo erano previste una serie di partenze che sono state rinviate per il maltempo. Contiamo sul suo spirito di collaborazione. Collabori, compagna Schuck. Vada a dormire sul pianoforte. Perché no? È un pianoforte a coda. Per me avanza. Invece penserò io a lei. Ah, sì? Collabori, compagna Schuck. Venga a dormire nel mio letto. Una bella idea. Non le sembra? Da sola o in due? Ha paura. Le hanno detto, attenta, è un sardo, un po' brigante, un po' bandito. Può anche accoltellare. Ma via. Non ha paura di me? No. Di lei mi fido quasi ciecamente. E allora perché se ne sta barricata dentro il cappotto? Ma che cos'è? Sono gufi. Lei ha freddo e neanche se ne accorge. Solo deve dormire. Domattina parte molto presto. Non credo che dormirò. Lei deve cercare di capirmi. Io non voglio che lei stia in piedi tutta la notte. Voglio che dorma un po' anche lei. Sì? Sì. E allora... avevo pensato... che lei... Che lei... che si poteva... Ah... lei vuol dire... come due fratelli? Sì. Non dorme, vero? No. Non sarò io per caso che... voglio dire che... il fatto che sto sveglio... No. Sì, io sento che lei... Io sento moltissimo che lei è qui vicino. Stare vicino a lei è così bello. E poi voglio dirle che... Cosa devo fare? Rimanere così. Oppure farsi abbracciare. No, no. È colpa mia. Ho preteso troppo. Che meravigliosa storia avrà da raccontare domani alle sue amiche. Non sente le risate. Ma sì, è gobbo. È anche ridicolo. Sembra uno sgorbio. Non è vero. Io non ho amiche. E non me ne importa niente che non lei... Non capisco perché piange. Io non voglio che lei pensi così di me. Io volevo stare un po' con lei. Volevo conoscerla un po' meglio. E poi... del fatto che lei è... cosa vuole che me ne importi? Sul serio? Sì. E perché volevo conoscermi un po' meglio? Perché sì.
Giulia, le lettere che ti scrivo, censurate dalla direzione del carcere, inviate al Ministero degli Interni. Nelle mie condizioni voglio esserti vicino, ma bisogna che tu mi aiuti un po'. Mi insegni il modo migliore di aiutarti. Le lettere che ti scrivo, analizzate dalla polizia per scoprire l'inchiostro simpatico. La nostra più grande disgrazia è stata quella di essere stati insieme troppo poco. Le lettere che ti scrivo, copiate parola per parola, lettere al partito. L'impotenza a fare qualsiasi cosa di reale, di efficace per aiutarti. Cinque anni fa, alla trattoria dei Liberti, sull'Appia Antica, c'erano altri compagni, stavamo partendo per andare a Mosca. Il primo corso della scuola leninista. Ma sì, Pietro Laurin, sei veneto se non sbaglio. No che non sbagli, sono di Verona. A quanti anni ti hanno? 14 anni. Ma chi se ne frega, fra pochi mesi siamo fuori tutti. Sai, qua dentro arriva poco o niente. Notizie vaghe, imprecise. Insomma, che succede? Io sono rientrato in Italia inizio giugno, da Parigi. Sì, questo dopo. Il partito? Allora, cominciamo dalla svolta. Il partito ha finalmente preso atto che siamo di fronte a una situazione direttamente rivoluzionaria. Il fascismo si sgretola. Adesso il cazzotto nell'occhio se lo becca Antonio, guarda che faccia. Da socialdemocratico, anzi da socialfascista. Madonna mia. Quando si è fuori dalla linea del partito, si finisce male, si finisce a rotoli, si diventa traditori. Guarda Trotsky, non sei d'accordo? Il nostro Togliatti dice che in Italia non è possibile seguire altro che il metodo proletario, il metodo plebeo. Il metodo democratico borghese è escluso, capisci? Sapete che vi dico? Che questo sprega il fiato? No. Ora Antonio ha le spalle al muro. Sì, sì, ora sa. Scusa, quanti operai lavorano a Parigi, a centro estero? 4 o 5. Pochi, eh? Perché il partito non ne chiama altri? È difficile trovare chi è disposto a lasciare il lavoro, la famiglia. Come fai a obbligare i compagni? Poi tornano in Italia, ti arrestano, finisci davanti al tribunale speciale? O come il Sozzi, che la polizia l'ha ammazzato per farlo confessare? E poi occorre gente fidata, sicura. È molto difficile, eh? Già. Allora non è proprio questione di mesi, ti pare? Così vi hanno mandato in Italia a organizzare il centro interno. Quanto è durato? Un mese scarso. Siamo stati traditi. Uno dei nostri, avevamo appuntamento, lui non c'era, al suo posto trova un branco di poliziotti. Non è la prima volta. E in questo mese che cosa hai visto? Come la pensano gli operai? Sì. In Piemonte. Ti parlo del Piemonte perché è lì che ho lavorato. C'è il malcontento, sai. Salari bassi. In provincia di Biella mi hanno chiamato a una riunione di 30 compagni. Tu li hai visti? No. Mi hanno arrestato prima. Ah. Il fiduciario nostro a Torino mi ha parlato di proteste dentro la Fiat. Proteste come? Beh, qualche protesta. Ad Alessandria e compagni mi hanno parlato di uno sciopero dei cappellai della Borsalino. Quando? Per il salario. Quando? È rientrato. Che vuol dire? Quali sono le forze del partito in Piemonte? Un centinaio di compagni. Ma con i simpatizzanti moltiplica per 10. E forse ci teniamo bassi. E tu con un centinaio di compagni vuoi fare la rivoluzione? Vuoi scatenare la lotta? Contro la polizia, la milizia fascista, l'esercito? Con la speranza di vincere. La speranza, ho detto. Non dico la certezza. Che te avevamo detto? Ah sì, l'ho capito. Non è d'accordo. Però con me non è che l'abbia detto. L'ho capito dalle domande che mi ha fatto. Oh, Lori, sveglia! Tu sei del centro interno. Tu puoi dirgli no. La linea del partito è questa. E chi non è d'accordo è fuori. Con te ha usato la vasellina. Con noi no. Cazzo, è vero. Perché non l'hai affrontato? Beh, non l'ho fatto perché non me la sono sentita. Con lui è il capo, no? Appunto. Pensa che responsabilità ti prendi, ti assumi davanti a tutto il partito. Tu devi informare il partito. Compagni, vado a operarmi. Parto domattina. Se resto qui, crepo. Se vado a operarmi, crepo lo stesso.
Insomma, la scrivi sì o no? Ma no, Antonio è malato, ha preso 20 anni, 20. Nessuno di noi li ha presi. Ma che c'entra? Guarda che la lettera, la facciamo uscire noi. Chiediamola allo santo. Senti. Sì. Volevo dirti di Antonio. Noi pensiamo che sia bene scrivere al partito. Sempre. Il partito va informato sempre. Va bene. Allora scrivo. Compagni, Francesco Losanto non è morto. Lo hanno assassinato. Vuoi essere curato? Vuoi campare? Dobbiamo portarti in una clinica. Ma prima devi firmare. Una firma sotto la domanda di grazia la vuole Mussolini. In cambio della vita. Un bel cambio, no? Lui ha scelto di morire tra i pidocchi. A due passi dal Bugliolo. E lì, compagni, non c'era la moglie. Neppure nessun compagno. Ma vicino a lui che moriva. C'era il partito. Lui, il partito, non se l'è dimenticato mai. Cercheranno di cancellare il suo nome, ma la storia parla un linguaggio di cui gli assassini non saranno mai padroni. La storia ha leggi di cui gli assassini fascisti non possono sperare di imparare. Sciogliersi, muoversi! Sciogliersi! Muoversi! Ma cosa credi? Che basta fare quella faccia? Fammi capire, che cosa vuoi? Sei tu che devi spiegarmi. Volevi che quel povero vecchio facesse la domanda di grazia. Gratta, gratta, sotto il personaggio importante trovi il parolaio. Anche tra i comunisti, anche tra noi. Beh, tu comunista rischi di esserlo ancora per poco. Abbiamo mandato una lettera al partito. Sì. È Laurin che l'ha scritta. Ma devi anche sapere che eravamo tutti d'accordo. Anche lo Santo. Cosa hai scritto? No, niente, poche righe. Avevo paura che il biglietto finisse nelle mani della polizia. Ho detto solo che c'era un disaccordo tuo sulla linea del partito. Basta. Poi ho chiesto cosa dovevo fare. Perché non me l'hai detto? Ma quando? Te ne stai per conto tuo. Se qualcuno ti rivolge la parola, sembra che ti vuole fare un dispetto. Fra te i compagni... Mi hanno isolato completamente. Ma per Dio, non dovevi permetterlo. Tu avevi, hai ancora l'autorità per rompere questo clima di merda. Qui c'è gente che dice di essere comunista e invece non lo è. Antonio, qui toccava a te e a nessun altro. Ma che cosa? Cambiare il cervello agli incoscienti? Ma lo sai di che cosa mi accusano? Lo sai? Di essere un legalitario marcio. Di avere dei privilegi. Capirai che privilegi, previsti dal regolamento. Beh, allora parliamoci chiaro. Io voglio continuare a studiare, a scrivere. E lo farò. Mai, nessun caso, mai, mi capisci? Offrirò a qualcuno il pretesto di togliermeli. Ecco perché rispetto il regolamento. Dice, pretende più cure, un vito migliore degli altri. Certo, sicuro. Io lavoro, studio, non faccio pettegolezzi. Sono malati anche loro, non lo sai? I nervi saltano a tutti. Senti, tu devi avvicinarti ai compagni. Antonio, qua bisogna cambiare tutto. Bisogna venire fuori da questo maledetto casino. Basterebbe che tu riprendi le lezioni. Lasciami un po' di tempo. Voglio pensarci. Tu intanto scrivi un'altra lettera al partito dicendo di annullare la prima. Anche breve, non ha importanza. Subito. Sì, ma tu devi scrivere al partito. Non lo hai mai fatto. Perché? Intanto tu scrivi la tua. Poi con calma ne scriveremo un'altra insieme. Dopo. Sono i consigli di fabbrica che gli fanno paura al partito e a quelli del sindacato. I consigli come li abbiamo voluti noi. Perché con questi consigli qui, con la partecipazione diretta di tutti, e non solo di quelli iscritti al partito e al sindacato, hai capito? Con questa partecipazione diretta di tutti gli operai che decidono... La salute, la tutela del partito e del sindacato sulle masse. Va bene, dov'è che ci mettiamo? Là, dietro al tavolo, no? Al tavolo dell'Agnelli. Seduti, seduti. Ah, questa fotografia qui, ti dico, me la conservo per i figli. Beh, un giorno loro ci arriveranno sul serio. Coi consigli. Perché la paura del padrone è proprio questa. Gli strappi dalle mani la macchina più importante. Non questa, voi. Ecco, oggi dentro la fabbrica l'operaio è nulla. Con i consigli vuole diventare tutto. Fermi. Ho detto fermi.
Va bene, va bene. Ma adesso cos'è che facciamo? Eh? Dove arrivi? A ottenere che roba? Ma il potere, come lo conquisti? Rispondi. Beh, adesso. L'unica cosa che ci resta da fare è batterci per i nostri consigli di fabbrica. È l'unica cosa concreta che puoi fare oggi. Ma non basta. Antonio, i consigli sì, ma i consigli senza il partito. O con quel partito lì. Da soli non gliela fanno. Ma ti rendi conto? Stare in un partito dove devi guardarti alle spalle dei tuoi. Per Dio, questo non è più un partito. Cristo, che puzza di pidocchi allo stiti! Guarda che al partito Antonio non gli scriverà mai. Ti ha fatto solo annullare la lettera. È quello che voleva. Scusa, ma perché non dovrebbe scriverla? È stata un'idea sua, no? Se quello scrive al partito mi taglio i coglioni. Con la latta arrugginita me li taglio. In questi giorni non puoi neanche avvicinarlo. Ha certi nervi. Con la moglie che non gli scrive, i figli non ne sa nulla. È una famiglia un po' balenga. Ma stanno in Russia, in Russia. Là pensano loro a tutto, anche a mandargli la moglie in clinica. E noi allora, che non c'è nessuno che ci pensa alla famiglia, eh? Già, la famiglia. Meno male che la compagna che avevo in Russia, meno male che ho detto di sì quando ho voluto abortire. La famiglia, sì, la famiglia ce l'abbiamo anche noi. Ma la verità è che non scriverà né oggi, né domani, né mai. Perché lui è il partito. Vanno così. Hai sentito come parla di Stalin, eh? No. Ma perché? 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 Perché anche su Stalin gli erode il culo a quello. Ma non scherziamo, no che non è il Lenin di oggi. Ingabbiato in una Russia arretrata gli è rimasta addosso una mentalità nazionale. Una mentalità troppo russa, vuoi dire? E allora il paese che governa lo conosce bene, fini fondo. Stalin è prima georgiano, poi russo, poi comunista. Bisogna stare attenti. Non è Lenin, ma è qualcuno. Un tipo che nervi d'acciaio. È quello che ci vuole. Beh, secondo Lenin, Stalin era troppo arrogante. Stalin ha in mano un potere immenso. E non sono affatto sicuro che sia capace di usarlo bene. Se non sbaglio, ha detto proprio così Lenin. Voleva anche allontanarlo dal posto di segretario del partito, ma poi è morto. Ma quando l'ha scritto questo Lenin? Eh? Io non mi ricordo. Ma non è vero, tutte stronzate. È un documento che il partito russo non ha voluto pubblicare. Ma era un documento di Lenin? Sì. E l'hanno tenuto segreto? Sì. E perché? 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 A me sta bene così. Vabbè, adesso glielo chiedo. E su, baci. Sì, è il momento buono, sta solo, è di buon umore. Vai, vai. Vai. Adesso vi racconto tutto, ecco. Ciao, Antonio, come stai? Male, grazie, mal di testa. Senti, hai iscritto al partito? No, però ci sto pensando, sai, sì, ci sto pensando. Guarda, ti ho portato questo libro, è importante, sai. Dopo ne discutiamo, sì, dopo. Scusami, sai, mal di testa. L'avete visto? E così Laurin se l'è presa in saccoccia. Laurin, no! Bastardo, ma che era? Basta! Io t'appoggio! Baci. Perquisitali. Avanti, perquisitali. Provocate disordini, fate anche a cazzotti. E allora non siete malati. E a me mi volete far passare un guaio. Ma io vi spezzo. Qui a Turi ci restate per poco. In cella di rigore vi sbatto. A tutti.
Beh, sei fortunato. Io? Te ne vai da questo clima di merda. Ciao. È in gamba, eh? Hai saputo più nulla dal partito? Su Antonio, hanno risposto? No. Le lettere non devono essere arrivate, oppure si sarà persa la risposta. Sta tranquillo. Tra pochi mesi siamo fuori tutti. Antonio, vado via. E volevo dire... Ciao, Giovanni, ciao. Mi raccomando. Sì. Mi dispiace. A me no. Che me frega. Pensa che quando mi hanno mandato qua, quasi piangevo. Dalla gioia. Vado da Gramsci. Qua oramai non si muove più niente. Meglio un'altra galera. Ce ne sono tante. Incontri i nuovi compagni. Ricominci a discutere di politica. Di cose. Qua non si può più fare. Posso salutarlo? Vabbè. Eccolo. Antonio. Cerca di star bene. Di curarti. Arrivederci. A presto. Leggi, studia. Ho detto solo un saluto. Il 3 agosto, all'una del mattino, ho avuto uno sbocco di sangue improvviso. Nel respirare sentivo un gorgoglio. Seguiva un colpo di tosse e la bocca si riempiva di sangue. La tosse non era violenta. Proprio la tosse che viene quando si ha qualcosa di estraneo in gola, a colpi isolati, senza accessi continui, senza orgasmo. È durato fino alle 4 circa e in questo tempo ho cacciato fuori 250-300 grammi di sangue. Senti, io volevo chiederti, so che mi vuoi bene, che mi vuoi aiutare. Certo. Non so se è meglio che a Giuda glielo scrivi tu o se devo farlo io. Non capisco che cosa. Separarci. Giuda può ricominciare. Come tutto questo per... Cosa c'entri tu? No, io dicevo per Giulia. È chiusa là dentro in clinica, comincia appena adesso a star meglio, non ma ce la farà mai. Ma io non uscirò mai di qui. Guardi, io non me lo Tania, mai non uscirò cosa. Mai mi di qui. Tu, ma io perché no. Un essere vivo deve rimanere legato a un morto professore, come me? Un taglio netto, deciso, signor. Cosa... Ridotto così, professore. Glielo dica anche lei, signorina. Qui dentro lui non ci può stare. Sì, 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 va bene, ho capito. La domanda di grazia. Bella forma di suicidio. La peggiore. Nino, ma non vedi che lo dicono tutti? Non è per cattiveria che lo dicono, anche in paese mi dicono la stessa cosa, tutti. Non è per cattiveria, è ignoranza. Ma che dici? Ma tu scrivile a Giulia. Non è a me che devi scrivere, è a lei che devi scrivere, soltanto a lei, capito? Hai capito? I'm not going to do that.
Ma dove lo porta? Nella cella mortuaria, dove c'è il deposito del trino. Ma è pieno di materazzi. Lo mettono lì sopra così sta più morbido. Quanti anni si è fatto? E chi lo sa? Forse 40. Neppure lui lo sapeva. Antonio, è vero? Ti mandano in clinica a curarti? Io? Tanto sono fottuto. Nient'altro. L'ultima volta che l'ho visto è stato 6 mesi fa, prima di uscire dal carcere, di scappare qui. Ah, sì. Ho saputo anche che ogni nuovo compagno che arriva a Turi, lui gli spiegava tutto da capo. Le sue critiche, gli errori del partito. Sì, insomma, lui li chiama così e tutto il resto. Anche questo l'ho scritto nel rapporto che vi ho dato. Nient'altro? No. Abbiamo saputo che sta male. Sì. A Turi i compagni pensavano che non ce l'avrebbe fatta. Basta. È tutto. Lo abbiamo letto. Il partito ti impegna a non fare parola con nessuno. Nessuno. Va bene. Su tutto. Chiaro? Ho capito. Un momento. Eccellenza, c'è Turi in linea. Allora, questo Gramsci? Eccellenza, ho provveduto al controllo dei quaderni. I concetti sconnessi, nebulosità, non senso. Anche qualche errore d'ortografia. E io lo sapevo. Scherzi dell'arteriosclerosi. Avverta l'arma dei carabinieri perché provveda a una scorta eccezionale. La polizia per le misure speciali di sicurezza su tutte le stazioni di transito. Per la Schucht, raddoppiare il servizio a mezzo agenti in borghese. Tutti sposati. È una sandarellina di cui è bene non fidarsi. A tutte le questure interessate, vigilanza ininterrotta, adeguata all'importanza, eccetera, eccetera, eccetera. E così il Gramsci ce l'ha fatta. A non firmare la domanda di grazia. Sì. E noi mica lo liberiamo. Lo mandiamo a morire da un'altra parte. Guardia. Ogni giorno si spezza un nuovo filo dei miei legami con il mondo del passato. Ed è sempre più difficile riannodare tanti fili strappati. Non avere rapporti con nessuno. Essere dimenticato da tutti. Dimenticare tutto. Fare la vita di un animale nel suo covile. Raggomitolarmi su me stesso, diventando più irsuto di un porcospino. Il bagaglio. Salutala. Beh, cosa c'è? Che fate qua? Non c'è niente da vedere, via, via.
Le gerarchie sociali sono spezzate. I valori storici sono sconvolti. Le classi esecutive, le classi subalterne, sono diventate classi dirigenti. La classe operaia si è posta a capo di se stessa. Ha trovato in se stessa gli uomini che trasformeranno un aggregato elementare, meccanico, in una creatura vivente. Tutto questo fa torcere di rabbia gli scrittori della borghesia, i credenti nell'investitura divina della classe borghese. Stiamo costruendo la prima cellula storica di un destino diverso. Aprile 1937, anno quindicesimo dell'era fascista. Fonogramma. Dalla Regia Questura di Roma alla Divisione Affari Generali Riservati del Ministero degli Interni, sezione prima. Ore 10:25. Noto Gramsci Antonio Di Francesco, seguito attacco emiplegia, versa gravissime condizioni. Prevedesi decesso. 27 aprile 1937, anno quindicesimo dell'era fascista, ore 11. Seguito fonogramma ieri si comunica, noto Gramsci Antonio est deceduto stamani ore 4. Sarà disposta attenta rigorosa sorveglianza per evitare qualsiasi manifestazione sovversiva. 28 aprile 1937, anno quindicesimo dell'era fascista, ore 22:10. Seguito fonogramma ieri comunico che questa sera ore 19:30 ha avuto luogo trasporto cadavere noto comunista Gramsci Antonio, seguito soltanto da due familiari. Il carro ha proceduto al trotto fino al Verano, ove la salma è stata posta in deposito in attesa di essere cremata.